Buonasera. Salve. Ciao. Come si chiama? Io mi chiamo Francesco Postiglione. Quanti anni ha? 78. Siamo Immacolata. E quanti anni ha? 82. C'è un nome, nome bellissimo, con me molto bella. Maria D'Amore. Quanti anni ha? 90 compiuti. Sono nata nel 1926. Quando è scoppiata la guerra, avevo 14 anni. È un periodo, diciamo, della mia vita un bel periodo, però andare incontro alla guerra è stato uno sfacelo, perché ci sono dovute essere molte privazioni, non si poteva nemmeno comprare vestiti, perché c'erano le sanzioni, quindi le fabbriche erano chiuse, perché non si importava cotone, non si importava materia prima, per cui non ci stavano le fabbriche chiuse. Noi facciamo i cappotti con le coperte. E come si svolgeva la sua vita di tutti i giorni in quel periodo? Dunque, la vita di tutti i giorni, poiché stavamo in guerra, e non è che si svolgeva brillantemente o bene. Perché tutti i nostri giovani, i nostri uomini, erano partiti per andare al fronte. Quali privazioni e sacrifici ha dovuto sopportare? Delle privazioni terribili. Appena scoppiata la guerra, allora ci fu il tesseramento del pane e della pasta, cioè ognuno non poteva avere più di 200 grammi di pane e di pasta al giorno. Per noi ragazzi non era niente, però devi pensare che non c'era da mangiare, c'era da mangiare pane e patate, quindi il pane si consumava, però non riusciva a soddisfare il fabbisogno della popolazione. Allora chi aveva più o meno dei soldi, magari lo comprava di contrabbando. E quindi ci sta questa applicazione. Mano a mano, il pane non era più bianco, perché la farina era finita. Allora quasi la facevano con la crusca, per cui non si poteva proprio mangiare. La pasta era fatta con la crusca, per cui quando la metteva nell'acqua si faceva così molle che meglio che uno non se la mangiava proprio. I salumi, la mostarella era nera perché la facevano di carne di cavallo, perché non è che ci uccidevano i suini, perché i suini non ci stava, non potevano da alimentare i suini, perché non ci stavano i soldi. Così pure per esempio l'olio, non ci stava l'olio. E allora io mi ricordo che a casa si facevano i peperoni con l'acqua. Allora ci mettevi il sale, ci mettevi gli aromi, però faceva sempre schifo, perché con l'acqua. Poi non so, le merendane, né l'osto, cresceva la merenda, faceva la parmigiana di merendana, senza olio. Il 90% dei giovani dai 18 ai 25 anni erano tutti quanti andati in guerra. E non si sa se tornavano vivi oppure senza una gamba, senza un braccio, diciamo. E tornavano, lasciando qui moglie, figli, perché allora la famiglia era numerosissima, si premiava chi aveva più figli, quindi figli 6, 7, 8, 9, 10 pure si arrivava, anche perché lo Stato aiutava le famiglie con molti figli. Avevamo una famiglia divisa, scappata, perché i fratelli scappavano perché i tedeschi li volevano prendere e portarli nei campi di concentramento. Ed io ero io e due sorelle, piccole dopo di me, e una sorella grande, la prima, che era quella che ci manteneva e che ci soccorreva nei momenti che iniziavano i bombardamenti. Come si provava il suono delle sirene? E che cosa provava? Una sensazione terribile, perché tutta la città era completamente finita, quindi non si vedeva più, la vita era una vita che si pensava soltanto a salvare la pelle e basta. E io ricordo, poi c'è stata un'altra cosa, ci fu un'epidemia di malattie infettive, per cui io ho perduto molte amiche col tifo, perché c'erano le malattie infettive, quindi morivano col tifo. E poi non ci stavano medicinali.
Io per esempio ho perduto la mamma con la tubercolosi e papà con la tubercolosi tutti e due. In tempi di guerra non c'erano medicinali. Mia sorella ebbe un qualcosa all'occhio che adesso non ricordo e fu curato da un oculista. E questo oculista, diciamo, non, evidentemente non curò bene questa situazione, perché o per mezzi o perché non c'erano medicine o per incapacità, questo io non lo so. E purtroppo mia sorella perse un occhio. C'è qualche episodio in particolare che le ha suscitato forti emozioni? Sì, molte emozioni sì, perché una volta che io abitavo di fronte all'università e quindi andavo a studiare a Via Folia. A un certo punto erano le 4, ci sono l'allarme, allora io per timore che mia mamma mi aspettava a casa, quindi scappai a casa e nel momento mi cadde un palazzo. Quindi io con lo spostamento d'aria fui balzata a terra, però per fortuna andai a finire su dei castoni e non riportai delle ferite, però affianco a me ci stanno corpi morti, che io poi morti, pieni di sangue. Quello è stato l'episodio che poi mi è rimasto molto molto impresso, sia quello che è ancora un altro episodio, che io andai a Ponticelli, sempre la mia amica a studiare, e al ritorno, e presto la vestigliana, al ritorno a un certo punto sono all'allarme, e mi fu un bombardamento a San Giovanni a Teduccio, per cui da Ponticelli bisogna passare per San Giovanni a Teduccio per arrivare a Napoli. Se non che si bloccò il treno perché cadde una bomba proprio lì. E io rimasi in questo treno fino a sera tardi, fino alle 9 di sera. E allora a casa credevano che fossi morta. Poi alla fine, da piedi, da San Giovanni a Teduccio, arrivai di notte a casa. Figurati a casa, eppure avevo 15 anni, 15-16 anni, non è che avevo... Non è che ero grande, allora tutti quanti già mi piangevano per morte. Il 10 giugno del 1940, quando passò per Napoli la camionetta con i megafoni e disse tutti a Piazza Plebiscito alle ore 16, e perché ci sarà il discorso di Mussolini. E da allora, perché poi Mussolini lo fece a Palazzo Venezia, però ci stanno altoparlanti delle radio che li trasmettevano. No, tutti quanti andavano in piazza del Plebiscito alle ore 16. E da allora fu una cosa terribile quando quello disse gli ambasciatori d'Italia hanno consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e Inghilterra. Allora fu una cosa terribile. Però disse lui disse la guerra durerà poco, 3 giorni. Il tempo di occupare l'Inghilterra e la Francia. E poi i miei genitori che avevano fatto la prima guerra mondiale dissero non è vero, perché così è stato anche nella prima guerra mondiale. Dissero che durava 3 giorni, invece è durato 4 anni. Che madonna mia. Allora da allora fu uno shock per tutti quanti, perché sapemmo che ormai la nostra serenità era finita. Stasera partiranno i primi soldati, e la sera partiranno i primi soldati per la guerra. E lì fu una cosa, quella è stato un giorno terribile, perché non ce l'aspettava, per tutti gli italiani. Cosa ricorda delle 4 giornate di Napoli? Io ricordo delle 4 giornate che fu una cosa molto clamorosa, perché in effetti quindi abitavo vicino a questi ragazzi, questi discugnetti a un certo punto, siccome i tedeschi facevano le razzie, facevano delle vendette terribili, ma atroci addirittura, perché uccidevano le persone, poi imprigionavano tutti gli uomini, infatti noi gli uomini della famiglia stavano nascosti nelle soffitte, nei bagni, e loro poi
bussavano alle porte col calcio di fucile, aprivano le porte e volevano questi uomini. Gli scugnizi napoletani, che erano 14, si stancavano di questa cosa. Come ha vissuto il dopoguerra? Quando è finita la guerra e sono tornati tutti i nostri uomini, allora chi è tornato, diciamo, ferito, chi è tornato, caduto in guerra, si diceva, caduto in guerra, chi non è tornato proprio, e quindi le famiglie sono rimaste senza il capo, sono tornati. Qui hanno trovato delle situazioni devastanti, cioè palazzi caduti, campagne non coltivate, stabilimenti distrutti. Quindi questi poverini che sono tornati, che cosa hanno potuto fare? Si sono messi sulle navi, non sull'aereo, come si fa adesso, e se ne sono andati in America. E da loro gli americani, dalle loro camionette buttavano, io penso che l'hai visto qualche film o qualcosa, hai visto? Sì. Dalle camionette buttavano sigarette, farina, pane, e tutti quanti i fiori le raccoglievano. Però questi sai che facevano? Il giorno del, era novembre, non vale 25 novembre, non ricordo, il giorno della libertà che loro festeggiavano, andavano per nei palazzi vicini alle loro caselle, perché non c'erano le caselle, perché loro per quando vennero a Napoli e occupavano Napoli gli americani, andavano nelle case sfitte, nei palazzi sfitte si mettevano lì. E allora però nei palazzi circostanti loro portavano i tacchini, dei tacchini enormi. Quindi questo è stato un episodio, diciamo, che me lo ricordo particolarmente. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha perso qualcuno a lei caro? No, no. Io veramente, diciamo che durante la Seconda Guerra Mondiale come persona di famiglia, uno zio è stato prigioniero e poi è venuto malato. Sono state persone che hanno sacrificato la loro vita e ricorda qualche atto in particolare, qualcuno? No, io ricordo Salvo D'Acquisto, il quale poi si offrì con lo stampo perché fu ucciso un tedesco, e i tedeschi per rappresaglia, ogni tedesco che veniva ucciso, uccidevano perlomeno 100 italiani. Allora Salvo D'Acquisto si offrì un assaggio, lì stesso sono stato io, e allora fu ucciso, invece non era stato lui. Ah, va bene, grazie per le informazioni, che ci sono state una testimonianza utile per farci capire quanta sofferenza ci sia stata in quel periodo comunque. Beh, grazie ancora. Niente, proprio niente, penso di essere stata utile per quel poco che mi ricordo.